cosa ne pensa dello spettacolo? È vero, e ogni volta che lo vedo, adesso sono 3-4 volte che lo vedo, io mi emoziono sempre, è forte. L'attore riesce a medesimarsi in Pino Masceri, io vedo tante il mio vissuto, io me lo rivedo qui, quindi non vorrei vederlo, vorrei dire non è bello, ma purtroppo è vero, è bello e quindi è reale. Non c'erano in tutta la Calabria aziende come le mie. Dopo i primi appalti a Mongiana, in Calabria, mi ero spostato nelle altre regioni d'Italia e quando cadde il muro di Berlino andai in Germania, nell'ex blocco sovietico, perché lì c'era un mondo che nasceva, c'erano appalti, lavori, possibilità, la gente mi voleva bene, tutti mi cercavano. La mia azienda dava lavoro in un territorio che aveva estremamente bisogno di muovere l'economia e io ero felice di creare lavoro per la mia terra. Ma di una cosa non si parlava mai nella mia terra, di 'ndrangheta. Non esisteva. Il messaggio che ha voluto dare con questo spettacolo è quello che se io ce l'ho fatta e sono qui ancora a parlarne, ce la possiamo fare tutti. Allora ecco, riappropriamoci tutti quanti delle nostre vite, ecco perché il cammino è lungo, ma ci aspetta una lunga strada da percorrere tutti insieme. Mi facevano una vera e propria guerra. A Satriano, in provincia di Catanzaro, alcuni uomini armati di fucile con il volto coperto si presentarono nei miei cantieri, mettendo in fuga tutti i miei operai. Chi è? Un vero e proprio accerchiamento. Chi è? Pino, tuo fratello è all'ospedale. Come all'ospedale? Che è successo? Niente di grave, non ti preoccupare. Ma che è successo? Gli hanno sparato. Hanno sparato a mio fratello? Lui non c'entrava nulla con me. Lo spettacolo ti mette a conoscenza di cose che magari non sai perché vengono taciute, vengono nascoste. E saperle così, in questo modo, da un lato è più, direi, leggero perché comunque stai seguendo uno spettacolo, però ti mette davanti a una realtà incredibile. Bello, bello veramente. Dobbiamo portarlo nelle scuole, dobbiamo portarlo nei paesi, nelle città, nelle piazze, dappertutto, perché è giusto che la coscienza dei nostri figli, perché ormai sono vecchiarello, ma dei nostri figli si muova, si svegli. Ma se non diamo noi l'input a questi ragazzi di muoversi, di arrivare al dunque, da soli non ce la possono fare, anche perché non conoscono. Cosa che noi nascondiamo da troppo tempo. Non pensavo che denunciare volesse dire essere allontanati, perché quello che volevo era rimanere a casa mia, continuare a fare la mia vita. Allontanare me voleva dire allontanare un imprenditore che stava producendo lavoro e sviluppo nella sua terra, in cui c'era un estremo bisogno di muovere l'economia. Eppure mi facevano andare via. Erano questi i pensieri che Marisa e io ci portavamo dentro, mentre i cartelli ai bordi delle strade segnavano l'uscita dalla nostra terra. Direzione nord, destinazione sconosciuta. Molto ben fatto, ben recitato, ben scritto e agghiacciante. Quindi con quale sensazione torna a casa? Col piacere che lui sia vivo soprattutto. Grazie. Scusa. Io torno a casa contentissimo di aver preso parte a una cosa come questa. Credo che sia importante che ne nascono altre di cose come queste. Queste cose vengono conosciute da tutti, sono delle realtà che bisogna proporle per farle conoscere. 1663, questo sarà il vostro numero di pratica. NOP, Nucleo Operativo di Protezione, è il braccio operativo del Servizio Centrale di Protezione che regola la vita dei testimoni di giustizia e dei pentiti. Loro si occupano di te. Il pentito si obbliga, con la sottoscrizione del programma, a rispettare le seguenti prescrizioni. Ma come il pentito? Scusi, ma io non sono un pentito. Io sono un testimone di giustizia, io non sono un delinquente. Li ho appena denunciati i delinquenti. Ah, già, mi scusi. Il testimone si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni. Evitare di commettere reati. Ma se li ho appena denunciati i reati, perché dovrei commetterli? Prendere tutte le misure possibili per evitare che altri vengano a conoscenza della vostra situazione. Vengo dallo spettacolo, faccio l'attrice a Catania e credo che una cosa del genere non sia stata mai fatta. È un bel pugno allo stomaco.
Noi non siamo numeri, noi siamo persone, siamo un medico, un imprenditore, siamo una famiglia. Non possiamo essere gestiti come una prassi applicativa. Noi non siamo un fascicolo, siamo esseri umani. Noi abbiamo denunciato, noi abbiamo fatto nomi e cognomi e siamo stati deportati. Sono venuti a mezzanotte a casa nostra, hanno caricato tutta la nostra vita su un furgone. È diventata una vita fatta di pacchi, pacchettini. Prima avevamo una direzione chiara, precisa da seguire. La nostra vita, la nostra terra, i nostri figli, i nostri sogni. E improvvisamente siamo andati verso una destinazione sconosciuta. Così noi, così gli altri testimoni di giustizia, siamo diventati nessuno. Siamo morti, morti vivi, in attesa di giustizia. Siamo stati isolati, ma noi denunciando abbiamo rotto il muro dell'omertà di una terra che non vuole parlare e non parlerà mai se i testimoni di giustizia continueranno ad essere trattati così. Chi denuncia non deve essere isolato, perché l'isolamento significa la sconfitta, significa la vittoria delle mafie. Chi denuncia deve rimanere a casa propria e deve lavorare più di prima per dare un segnale forte e chiaro che questa deve essere la via, perché non abbiamo altra scelta. Non dovevamo essere noi ad andarcene, devono andarsene via loro dalla nostra bellissima terra che gronda sangue e ci sta chiedendo aiuto. Devono andarsene via!